Luca Momblano, ciao Luca. Ciao Federica, ciao a tutti, ben ritrovati. Mimo Pesce. Perché questo coro, perché questa musica scozzese? Nemo! Nemo! Scusami, Mimmo. Ma se l'inno, l'inno, l'aziere. Però, intanto perché questa musica? Gascon. Beh, l'inno, l'inno laziale, ragazzi. Ah, laziale è scozzese. Per Gazza, Gascon. Questa è la ciociaria. Scusate. Non, poi scusami. Non conosce neanche la ciociaria. Scusami, e la gobba? Eh? No, perché di solito si dice i gobbi bianconeri, la gobba? Vabbè, la Lazio è stata la sua prerogativa per tanti anni. Ah, i famosi gobbi biancocelesti. I gobbi biancocelesti. Comunque, c'è una partita, dovete stare attenti a Sarri, prima volta da ex allo stadium. Sarri che vi può fare un altro scherzetto, Momblano. Poi c'è l'addio di Chiellini, l'addio di Dybala. Ma gliel'abbiamo fatto noi all'andata. Sì, certo. Sarri. Gliel'abbiamo fatti gli scherzetti a Sarri. L'addio di Chiellini e di Dybala, Momblano. L'addio a Torino di Chiellini e Dybala, poi ci sarà un'ultima a Firenze, potrebbero non esserci entrambi. Questo è un bel enigma, intanto però il commiato è quest'oggi. Ci aspettiamo due o tre momenti istituzionali. Nel caso di Chiellini, spontanei per Dybala, attenzione perché Giorgio Chiellini dovrebbe giocare pochi minuti. Cronaca per questa partita che inizia in questo momento, vai Momblano. Te no. Palla, calcio inizio Lazio. Lezio, Lezio, capisco che non mi vuoi tra far parlare. Tra l'altro il gobbo Mimmo, Lazio, gobbo laziale, il gobbo Mimmo laziale ha voluto e ci teneva tanto a fare questa cronaca perché in panchina c'è il suo allenatore del certo, cuore. Certo. Chi, scusa? Maurizio Sarri che ha lasciato a Napoli un ricordo. E siccome ancora la signora ancora la Lazio. Quadrato. Zecchegni in mezzo, 1-2, ancora Catoni, traversa incredibile. Veramente incredibile di Cheteldi che fa partire all'improvviso un destro dal basso verso l'altro che si stampa sulla traversa e con il portiere che la guarda. Ve la faccio vedere, il primo squillo della Lazio, abbiamo detto che la Lazio è partita meglio della Juventus, sì, sì. La palla danza un po' al limite dell'area di rigore, da questa posizione arriva in orizzontale a Cataldi che non ci pensa due volte, lascia partire un destro, la palla colpisce la traversa e va fuori per imbattuto. Per immobile, battuto. Il problema è il cambio gioco sulla sinistra, la palla volante per Alessandro è ottima, lo stop nessuno su Alessandro, al limite Dybala, se la sistema due, tre volte, poi la palla gli scappa come un coniglietto, va un metro avanti e non può tirare, allora rimaniamo lì. Posso fare una domanda? Secondo, sta attaccando la Juve. Restiamo in cronaca, poi andiamo cross di Morata, di testa in tuffo, rischiando anche di beccare il palo, la mette dentro, è un gol alla Mandzukic, ma cosa dico, è un gol alla Juventus, il gol di Vlahovic, l'onda mondo flex. Chi l'ha fatto il cross? Morata, molto bello il cross di interno destro, quindi la palla gira verso la porta e Vlahovic dentro l'area piccola, il portiere non esce, fa un tuffo di testa, Momblano dice rischia la testa, non è vero, ho esagerato, però fa un tuffo di testa e la mette nell'angolo. Era un gol di Marione una volta. Un gol da grande centravanti. Chiedetevi scusa. Chiedetevi scusa. No, io ho appena detto 1-2-3. Chiedetevi scusa. Tanto sta uscendo come ci aveva anticipato Momblano. Pensiamoci in calma. Applauso a Chiellini. Bravo Giorgio. Bravo. Al grande. Tutto lo stadium in piedi. Agnelli in lacrime. Anche Allegri. Bonucci con Chiellini e Bonucci. Grande Giorgio. Grande. Allora, è stata un'andata un po' così. Al 17esimo, come ci aveva anticipato Momblano, grande per i 17 Luca. Anni alla Juventus, Chiellini è uscito e quindi ha dato l'addio al suo stadio. Chiellini, abbracciato da tutti. Per gli amici, sapete com'è per gli amici lui? Chiellini, Briegel. Briegel, come il grande giocatore tedesco. Il futuro dirigente della Juventus. Piange Chiellini. Piange Chiellini, sì. In lacrime. Commosso. Chiellini in lacrime. Milinkovic e Savic. Bello il tocco sotto, però capisci qua anche molto quadrato, ottima diagonale, Juanito, e nuovo scatto di Dybala che lascia soltanto Catania, arriva l'attacca da destra, frenata, sterzata, colpo di tacco, entra in Underland, perché non glielo rinnovate sto contratto? Bravo, bravo Sala. L'invito è per Morata che non tira mai, ovviamente, non tira mai, e tira! Non tira mai. Ascoltami, 2-0. Il destro è
preciso, a metà altezza, e lambisce il palo per accompagnare all'interno della rete il raddoppio Juventus, Alvarito Morata. Tira Alvaro che fai gol! Erano 10 partite e lo tiravi, 2-0 per l'Onda Mondo Flex! Questa è la classifica che non cambia, ma tutti ad abbracciare Paolo Dybala che fa una cosa fantastica, uno scatto e poi un colpo di tacco a liberare chi era? Quadrado? Quadrado ha tagliato internamente fino al limite. Meraviglioso Dybala, e devo dire che aumenta forse il rimpianto di qualche tifoso bianconero allo stadio. Non è un rimpianto, è una scelta. È una scelta blasfema. Allora, vi faccio ancora la Lazio. Veramente. Vai, Mimmo. Sei antico. Si è attaccato la canzone. Palla in mezzo. Arriva la Lazio. Arriva la Lazio. Arriva la Lazio. Patrick. La Juve dei secondi tempi. Autorevole. Eccola qua. Singavisti. E il ballo scozzese di Mimmo Pesce, il gol della Lazio. 2-1, l'Onda Mondo Flex. Il colpo di testa è di Patrick, l'autogol però è di Alexandro, adesso ve lo faccio vedere che da questa posizione, allora c'è il colpo di testa di Patrick in mezzo all'area di rigore e Alexandro che insomma la palla probabilmente usciva, vi faccio vedere, da questa posizione salta il giocatore della Lazio, schiaccia di testa la palla che forse sta uscendo, Alexandro che si trova qui, la colpisce male con il sinistro e la mette nell'angolino. Stefano, autogol di puoi chiedere a Monblano, noi siamo abituati ai rientri della Juventus di quest'anno. Adesso il giro di campo è per Paolo Dybala, sì, che viene sostituito. Nerazzurro ale ale, nerazzurro ale, nerazzurro ale ale, nerazzurro ale, tutti insieme. Che delusione quando lo vedrai. Lacrime per Dybala, tutti ad abbracciarlo. Devo dire che Rossi impietoso che lo vede già con la maglia dell'Inter. Impietoso, io non lo voglio. Lo stadium. No, ma adesso ci può andare all'Inter che gli scudetti gli regala un bel tributo. Se no gli accaccia non capisce. Nonostante tutto, bravo Paolo. Perché diciamo la verità, per la non dico la pubblicità negativa, ma per quello che ha detto la Juve, che in sostanza dice Dybala chiedeva troppo, quindi Sarri e Allegri parlottano. Non vedi che si abbracci, vogliono bene. Lui sì, dice si di no. Vogliono bene. Io dico una cosa. Ma arriva bene il capitano. Io lo prendo e glielo dico a Iacaccia che così capisce. Se va via il Leone e mi dici viene Dybala al posto del Leone, che ieri è entrato 4 minuti correva solo Leone davanti. Sanchez, Leone sì. Sanchez. Allora se riesco a pagarlo con i soldi dell'Arturo, così capisci, e del Leone... lo prendo domani mattina. Sì. Se però devo cedere Lautaro, mi tengo cari miei, vado a prendere Arnautovic e mi tengo Lautaro. Allora, anche Palumbo. Ancora sto Palumbo, ma veramente inarrestabile. Non si è riuscito a tenerlo. Attenzione, ancora la battuta che pensa. Pedro fa correre la palla. È invidioso della chioma di Palumbo, eh? Attenzione Bernardeschi. Due contrasti Bernardeschi, attacca anche in verticale lo spazio e sicuramente a livello atletico il migliore della Juve. Poi Quadrado fino al limite, Quadrado il dribbling. Faccio un netto palo, Quadrado, attenzione palo, fischiato. Ha fatto 3.000 palli voi fino adesso. Beh, netto il fallo, mano in faccia. Attenzione Basic. Fa partire il sinistro e poi arriva il pareggio. Che gol che ha fatto! Che era un fallo grosso come la la Lazio è in Europa League! Milinkovic! Incredibile il gol della Lazio! A tempo scaduto, vediamo se vanno a rivedere con il VAR l'inizio dell'azione. Il gol è l'Onda Mondo Flex. Un check, diciamo, un campionamento. Ragazzi, ho fatto il metodo Ruiu augurandoci che accada domenica. Facciamo vedere cos'è successo, perché all'inizio dell'azione, tra l'altro Milinkovic ha segnato dopo il 95esimo minuto. In una posizione, però l'azione doveva finire. A tempo scaduto era fallo. La partita probabilmente non è finita. 2-2.
ancora dire due. Che ci danno Milinkovic. Vi faccio solo vedere perché siamo in giornate di falli all'inizio dell'azione. C'è stata la polemica per il fallo di Barella in Inter-Empoli, sì, c'è stata la polemica ieri per il fallo su Pessina in Milan-Atalanta e adesso, anche se il risultato omologato è 2-2, la Juve sta un po' protestando. Ma il grano Allegri dicesse... C'è stato questo fallo che Cuadrado è al limite dell'area di rigore, cosa fa? Sterza, come fa sempre Cuadrado, improvvisamente e c'è quasi un... come spiegarlo? Ronaldo Giuliano... Forse mani un po' Ronaldo Giuliano per spiegare agli amici da casa, si scontrano i due corpi, non so come spiegarlo da casa. C'è stato uno scontro tra i due giocatori. Ma quello la peccata, peccato che non c'è il direttore, potevamo farla muovere all'omane. Facciamola, falla tu con Monblano. Io la faccio solo col direttore. Tu con Monblano, dai. No, faccio solo col direttore. Va bene, solo quello là. Se vuoi ti faccio Quadrado. Ah, Vlahovic e Milinkovic. Vlahovic che va a segnare Milinkovic, l'hai combinata. Ci vediamo grossa, l'anno prossimo. Mi hai fatto un gran gol. Ci vediamo l'anno prossimo. Vi faccio solo vedere. Parte l'azione da questa posizione, praticamente un contropiede della Lazio che dalla sua area di rigore arriva fino dall'altra parte, c'è un tiro raso terra. Chi è che ha tirato? Molto bello. Basic, ma Basic, anche grande parata di da Perin, questa posizione, tiro raso terra, Perin si distende sulla grande sinistra, parata. Tocca la palla che sta quasi uscendo e da questa posizione, qua fa un gran gol, Milinkovic d'interno destro la riesce sotto a mettere la sotto la traversa. Però perdonatemi se no. Trova un angolo che non esiste. No, il gol guarda, di Milinkovic l'aveva fatto molto bello. Con la Juve... lo staff di Sarri va a abbracciare Chiellini. Chiellini scusate, sì. L'aveva fatto con l'Inter l'anno scorso di testa da segnare da quella posizione. Lì che non so come ha fatto. Posso dire una cosa? Gran razionalmente capitale. Va bene, discuteremo del solito fallo all'inizio dell'azione, ma anche la Juventus, perdonatemi, stai 2-1, manca 7 secondi, che cavolo è andata avanti Nozzo? Scusate, che cavolo è andata avanti Nozzo? Sì, io diciamo però ho sbagliato. Non sarà sicuramente contento Allegri conoscendolo. Fatemi vedere i numeri della partita, eccoli qua. Sicuramente la Lazio ha fatto di più della Juve nel secondo tempo, però anche la Lazio, vediamo le azioni, fa al 51esimo il gol con la testa di...